Oh, buonasera a tutti dallo Cusa Bar, che sarei sempre io. Stasera parleremo di Moliterni. Questa è la precisione. Però prima di parlare di Moliterni, no, sono sempre io, quindi vorrei avvisare alcuni utenti che magari la sera sperano di vedere una bella ragazza che dice andiamo allo Cusa Bar, magari c'è qualche bella figlia. No, ci sono solo due Buddha, basta. E un po' di libri e dei fumetti, quindi lo Cusa Bar in questo senso è piuttosto triste e l'utente che ha scritto che Pardi ha perfettamente ragione, però al terzo commento mi fa così, penso che cioè, mi chiedo una cosa sola però, ma scusa, al terzo, cioè, due o tre volte non ti sei reso conto che ci sono sempre io, ma te lo dico io, cioè non ti collega proprio figlio caro, non ti spera di vedere, non succede perché questo bar ha pochissimo personale, quindi. E ultima cosa che ti dico, sì, i commenti vanno tutti bene, ma però un linguaggino un pochino più fornito, anche perché essendo io il gestore del canale, a cancellare il commento ci metto un secondo, di solito mi fa fatica perché. Mi fa fatica, però se vuol dire che barba che noia va benissimo. Io sono con te, sono solidale con te, però mi chiedo anche, figlio caro, perché guardi i miei video? Nel senso, non ho capito questa cosa, però mi disse già un'altra signora. Sì. Signora, vabbè, cioè, capisco, cioè, il mondo, cioè, nel senso, può capitare per sbaglio una volta, dici, ti sei collegato, dici, cavolo. Ma siccome non esiste più la TV pubblica, cioè il tempo c'è un solo canale, un solo televisore in casa e se la nonna voleva guardare Pippo Baudo con la televisione che presenta Sanremo, te dovevi guardare Pippo Baudo oppure andare a fare un giro. Ma non credo che tu accendi il computer e ti appaio io, non so Pippo Baudo, cioè, ho 900 iscritti, quasi, vabbè, siamo arrivati quasi a 1000, ma insomma. Non è neanche uno dei canali più, cioè, di fumetti, di gente che parla fumetti, ne trovi abbinzalate, quindi tranquillo e sereno, io non mi offendo, nel senso che va benissimo così. Purtroppo io sono fatto così, nel senso che non è che arrivato a questa età posso, cioè mi posso tingere di biondo, ma non essendo il mio lavoro. Te lo dico a decore, me ne frego e vado avanti con la mia strada. E andiamo avanti, scusate, ho fatto questa comunicazione di servizio, ma andiamo avanti con lo professionale. Se è uscito con la Cosmo, tendenzialmente non lo volevo prendere perché altri 5,50 un po' mi scocciava, però Moliterni era già uscito con la Cosmo, questo bellissimo Batami, le storie di Oesterheld e insomma. Grande disegnatore, morto giovane, siamo morto nel 79, Moliterni, quindi scusate, insomma. Tanta roba. E ritorniamo sempre al fumetto argentino, all'istorieta. Qui abbiamo, in realtà non c'è solo Moliterni, le ultime due storie sono Grillo, Saccomanno e Macagnos, Los Vagamundos. Ma certamente le storie più interessanti sono queste di Moliterno, Los Profesionales, che sono ambientate, non è un western, anche se potrebbe sembrare un western, ricorda un po' tipo Giù la testa di Sergio Leone, in effetti è ambientata nella guerra in Messico, sì, Pancho Villa, insomma. E ovviamente abbiamo un americano con la storia d'amore tormentata. C'è una storia che purtroppo è. Faccio vedere anche le copertine. Vediamo gente che bivacca sulle scale e fischia e nelle scale del mio condominio c'è gente che si bivacca e quindi si fa allegre riunioni di condominio nelle scale, che è anche interessante saperlo perché sono vicino alla porta delle scale, quindi ogni tanto sento. Cioè, di solito non è che passa, si ferma davanti alla porta di casa e comincia un allegro chiacchiericcio che uno si chiede, ma perché non vai? È un po' come quello che mi chiedevo prima, vabbè, mi chiedo molte cose nella vita ultimamente e non ho risposto. No, vi faccio vedere le copertine. Ovviamente Scorpio, Gran Color, queste erano le copertine originales, col mio spagnolo. Los Profesionales, ovviamente, Ernesto Numero a todo color, corto maltese,
Los Professionale al Val Maior, sono tutte serie che comunque la Cosmo ha riprodotto. Ora, queste storie sono molto brevi, in realtà poteva essere un personaggio, poi Moliterni è morto giovane, quindi è morto nel 79 mi sembra, quindi insomma, questo è Watami, insomma, se, però è un disegnatore veramente eccezionale, vi faccio vedere alcune cose, ma cioè, meritano, cioè, le storie sono, è questo ovviamente avventuriero che diserta l'esercito americano e va a combattere con Pancho Villa, eccetera. Ha un rapporto difficile. Ricorda un po' qualcuno parla di Dago, è un personaggio molto un po' la Dago, non c'entra nulla con Dago, ovviamente, però i personaggi sudamericani hanno sempre di solito un vissuto più tormentato, nel senso anche questo. L'incontro finale con la madre quando lo portano a casa, nel senso, vabbè, c'è una storia d'amore tormentata con Flo, perché lui è anche uno che ammazza piuttosto ubriacone. Ricorda un po', scusate, volevo dire, ecco, l'incontro con la madre che l'ho presa a casa, cioè, è una storia che in teoria poteva, si intuisce, cioè più che il detto e il non detto nella storia, quando arrivano gli agenti americani che ovviamente lo vogliono inserire nel servizio segreto americano, lo riportano, come ripeto, all'allergia, perché ho spolverato. Questo ha avuto un effetto devastante perché la polvere si è alzata tutta, secondo me la sta calando dall'alto e mi sta, non, dove, non bisogna mai, cioè, questo ve lo dice, lo cosa va, non spolverate mai, quando spolverate la polvere si muove, e quindi questi sono i consigli dello Sukusaiba. Tratterò farò anche un programma, anzi una rubrica, i consigli di casa dello Sukusaiba, come fare il caffè, come spolverare i libri, siccome non spolverarli, eccetera, eccetera. Questo è uno dei consigli. Non spolverate mai, lasciate la polvere, tanto non dà fastidio, non morde la polvere. Se la spolverà, poi questi consigli di economia con domestica vi potrebbero essere utili. Dicevo, no, la storia, ovviamente, il rapporto con la madre si intuisce che ha avuto un'infanzia sofferente. Ma si intuisce solamente perché quando lo portano a casa dice: ma non vuoi vedere tua madre? Non so, avrà fatto qualcosa tua madre per te? E lui si dice: sì, mi ha dato un sacco di calci nel sedere. E quindi si intuisce che il personaggio è tormentato, si intuisce che il personaggio in fondo è anche un personaggio antipatico perché c'ha anche connotazioni molto a volte razziste. A un certo punto ha la collaborazione con un cinese. E si capisce che, come tutti gli americani, disprezza gli orientali, salvo poi alla fine del numero accorgersi che questo ragazzo cinese cioè, in realtà Moliterni, quindi, non è un personaggio questo positivo, è un personaggio come Dago che è tra il positivo e il negativo, cioè la storietta argentina tendenzialmente tende anche a creare dei personaggi che sono sulla linea d'ombra tra il bene e il male, cioè Tex Willer e Zago sono buoni e va bene, sono buoni e che par de ciufoli, ma in realtà, come sappiamo tutti nella vita, il bene e il male sono una cosa un pochino più complicata, quindi nel senso l'uso della violenza eccetera eccetera, per esempio lui fa una strage in una chiesa, ricorda molto Giù la testa, la strage di una chiesa dove si vanno a confessare i soldati del generale nemico di Pancho, di Pancho Villa, simile a Sancho Villa, Sancho, sta facendo una crasi tra Sancho, Sancho Panza e Carlo, Pancho Villa, e ovviamente uccide a sangue freddo mentre gli chiede pietà e uno dei soldati. Il generale, quindi, cioè, è un personaggio che a volte risulta profondamente antipatico, anzi viene presentato completamente ubriaco all'inizio di queste tre storiette, quindi neanche tanto lunghe,
È purtroppo un personaggio che è stato abbandonato, nel senso che poi appunto non è stato proseguito, però in teoria se voi leggete queste storie c'è un sacco di materiale che se fosse stato, non dico ricorda un po' Corto Maltese e Dago, ma la filosofia è un po' quella, nel senso che i personaggi buoni non esistono poi personaggi malvagi, esistono personaggi che come tutti noi siamo un po' tra il lusco e il brusco, tra l'ambrusco e il Brunello di Montalcino, non so, mi è venuta sta cosa, prendetela come volete, quindi non, ma poi i disegni moderni sono spettacolari, quindi, li faccio rivedere. Ha delle atmosfere molto alla Sergio Leone, quindi molto. E comunque la Cosmo fa delle belle cose, nel senso, ora non ho parlato di Zanimo, vi faccio rivedere Vatami, che era stata pubblicata alla Cosmo, questo costava 7,90 euro, però è storia di Ester, faccio vedere che il disegnatore è Moliterni, insomma. Quando la storia di Moliterni, io ero un po' in dubbio su prenderlo o meno, ma ricordandomi Vatami e mi sono detto, vabbè, Moliterni va bene una messa, oppure 5,50 euro. Considerando che un dado a colori mi costa 5,20 euro, insomma, cioè, certamente voglio dire, è tutto caro, nel senso anche questo Albetto mi è costato 5,50 euro, però i disegni Moliterni, insomma, sono. Cioè, il bello di questa storia è come una storia, è un frammento di storia, nel senso, una storia iniziata che poi. Chissà come sarebbe potuto andare a terminare se il nostro buon Moliterni avesse, insomma, avuto il tempo di portarla a termine, cioè di proseguirla, nel senso che. Quindi, insomma, faccio vedere, ma comunque grandissimo disegnatore. Grandissimo disegnatore, sono storie molto brevi, molto, però meritano veramente, insomma. Grandissimo, il fumetto argentino ha dato un sacco di roba, quindi fa benissimo la Cosmo a recuperare questi albi, a riproporceli, perché veramente sono poi storie che difficilmente recuperabili, o certamente si recuperano sul mercato nero, non so se sul mercato nero, ma comunque. Va bene, con questo passo e saluto, sperando di aver annoiato il povero utente, che spero che per sbaglio non si sia ricollegato anche a sto video, ma scusate, la terza volta se ti ricolleghi con me, e allora c'è vizio, figlio caro. Quindi, vabbè, comunque io poi faccio sapere, ragazzi, questo è tutto gratuito. Quindi, siccome a cavallo donato non si guarda in bocca, nel senso che quando la roba è gratis e semplicemente non si piglia. Ma questo direbbe già Clodo, tanta storia. Comunque, questo, se avete 5,50, fateci un pensierotto.